Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, la rassegna stampa di questo mercoledì 24 aprile 2019. La iniziamo subito con le prime pagine locali. Partiamo dal centro, edizione di Pescara, l'apertura, Naedi, un'agonia senza fine. I lavoratori presidiano le piscine chiuse e propongono l'autogestione. Sotto la testata, emergenza migranti, 3 migranti sbarcati, 18 profughi, sono curdi, c'è anche un bimbo. E poi il modello 730 precompilato, dichiarazione dei redditi, consigli per risparmiare sulle tasse. E quindi scendiamo in taglio medio, intanto il richiamo sulla situazione di caos nel governo, Salvini cancella il Salva Roma ma Di Maio gli dà lo stop. La foto notizia a centro pagina con il caso Sciarra, gli amici, Sciarra era insoddisfatto e sofferente, proseguono le ricerche del pescarese scomparso a Pineto. Di spalla, dopo 20 anni di attesa, inaugurato a Montesilvano il distretto ASL ed è pronto a entrare pienamente a regime dopo l'inaugurazione ufficiale e 20 anni appunto di attesa. Primo maggio a Pescara, concertone con Banda Bardot e Marina Rei per il calcio di Serie B, dunque lo sport. Pescara spuntato, la speranza di Pillon e Sottil. Torniamo poi a Pescara, torniamo alla politica, perché Rancitelli convoca i candidati sindaco, i cittadini, venite qua il 4 maggio o sistemiamo sagome al posto vostro. E quindi il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quel piacere solitario della lettura, perché? Perché il 23 aprile si festeggia la giornata mondiale del libro, il giorno in cui nel 1616 sono morti 3 grandi scrittori, Cervantes, Shakespeare e Lope de la Vega. Andiamo avanti e siamo sull'edizione di Chieti del centro con l'apertura, comune, nuovo debito di 2 milioni. Chieti. Ingiunzione del consorzio di bonifica, l'ente si oppone, se la vedrà il prossimo sindaco. E poi ancora a centro pagina a Orsogna, in tanti ieri all'antica tradizione, i talami accendono il paese di colori e spiritualità. E vicino Orsogna, Guardia Grele, siamo nei richiami di cronaca, giunta azzerata, tolte le deleghe ai 4 assessori. A Chieti, qui siamo alla cronaca, Labrador sbranato, multa a Masciarelli, il ciclista Simone Masciarelli condannato al pagamento di oltre 1000 euro di multa per aver lasciato incustoditi i suoi 3 cani pitbull che nel novembre del 2017 azzannarono il signor Claudio Di Giovanni. E poi ancora a San Salvo, Sam in sciopero, i lavoratori non chiudete. Villaggio del Fanciullo in preda ai ladri, a Chieti individuati e denunciati, 2 in fuga con un borsone pieno di oggetti rubati. E siamo sull'edizione teramana del centro, l'apertura, i negozi si spostano sulla costa, l'entroterra ha perso molte attività commerciali, soprattutto a Teramo e a Montorio. E siamo a centropagina, la fotonotizia è la medesima che abbiamo visto sull'edizione pescarese, dedicata appunto alla scomparsa del giovane Sciarra. E poi di spalla, stagione turistica, bandiere blu a 5 comuni del Teramano, sono Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, le stesse che hanno ottenuto il vessillo l'anno scorso. E poi elezioni a Sant'Egidio della Vibrata, sarà Talvacchia a guidare il centrodestra. Roseto, torneo di calcio, si attendono 10.000 presenze. E poi ancora la cronaca, perseguita la fidanzata del suo ex, Teramana sotto processo per stalking, le avrebbe inviato 48 lettere minatorie. L'edizione alla fine aquilana del centro, l'apertura, ricostruzione, 4 richieste al governo. All'Aquila il sindaco Biondi, tasse sospese, sblocco cantieri, fondi pluriennali e 90 assunzioni. E poi la foto notizia, Madonna d'Appari, l'arcivescovo di Palermo tra i fedeli in migliaia nel santuario a Paganica. Nei richiami
di spalla, Avezzano, bando deserto, snobbato l'Interporto, a Sulmona, amore violento, condannato a 6 anni e mezzo, e poi di nuovo all'Aquila, Giro d'Italia, Garzelli anticipa la tappa aquilana, e poi sempre all'Aquila, elettrodi anti-Parkinson nel cervello, l'Aquila primo intervento in Abruzzo, il neurochirurgo migliora la vita del paziente. E ora siamo al Messaggero, la prima pagina, emergenza per il Gran Sasso, tunnel a rischio, chiusura per l'inquinamento, la regione ha deliberato lo stato di calamità, il governo dovrà nominare un commissario per gestire la crisi, adesso si lavora alla delibera. Sotto la testata l'Aquila, un pianoforte per tutti nel parco del Castello. Sanità, acquisti senza gara d'appalto, il PM processate l'ex DG della ASL. E poi per la Serie B, dunque lo sport, Pescara, playoff molto vicini, sabato c'è il Verona in casa, quasi impossibile però evitare il barrage e raggiungere il quarto posto. Le note positive del giovane attaccante Sottil, ma c'è il problema del gol. Poi ci avviciniamo alla festa della liberazione del 25 aprile, la giornata di domani, e iniziano anche le rievocazioni, quella lotta straordinaria di una intera generazione, scrive Nicola Mattoscio, i ragazzi della Resistenza e il loro eccezionale impegno civile. In taglio medio, la fotonotizia, l'insegnante ripreso con due borsoni, riferimento sempre al giallo della scomparsa di Roberto Sciarra. E sempre in taglio medio, Arancitelli rifiuti dopo la malavita, blitz antidegrado, dalle macerie alle carrozzerie delle auto, rimossi oltre 30 quintali di spazzatura. E siamo sulla prima pagina della Città, il quotidiano della provincia di Teramo, l'apertura, operaio ferito col braccio nella pressa, incidente sul lavoro per un 52enne a Colonnella, ricoverato al Mazzini con una serie di fratture. Sotto la testata il provvedimento della regione, erosione a Martinsicuro e Silvi, interventi urgenti sulle spiagge, su input di Umberto D'Annuntis. E poi spiagge d'Abruzzo K, a Roseto tornano i giovani campioni del calcio di domani. Fotonotizia a centro pagina, guerra dei decibel a Teramo, controlli sui supermercati, nei ristoranti e sugli allarmi. E poi ancora di spalla sul fronte elezioni, a Giulianova, centrosinistra, la strada per l'unità è ancora tutta in salita, Arboretti dovrebbe essere colui che mette insieme tutta la sinistra, ma come scrive la Città, la strada appunto è in salita. A Pineto senza esito le ricerche del 42enne. Per lo sport, Infantino, uomo in più del diavolo, 9 reti in 13 incontri nella corsa per la salvezza. E poi in basso si parla di cultura, il libro, Giulianova tra delitti e misteri, nel giallo Mondatori di Manuela Costantini. Lasciamo i quotidiani locali, andiamo con la nostra panoramica dedicata ai quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, rissa nel governo sul Salva Roma, Salvini annuncia lo stralcio, il Premier Conte irritato, non ti permettere, poi l'accordo a metà, alta tensione al Consiglio dei Ministri, la Lega, i debiti restano a raggi, il Movimento 5 Stelle, punto di partenza e attacca su Siri. E poi di spalla le parole del la senatrice Segre, il 25 aprile, chi fa politica studi la storia. E poi a centro pagina la fotonotizia, il kamikaze con lo zainetto, quella carezza prima del boato, dolore ai funerali, l'ISIS rivendica vendetta per i morti in Nuova Zelanda, questo per quanto accaduto nell'attentato in Sri Lanka. E poi in basso, Roma, la talpa del comune per Casa Pound, sospetti dopo il caso di Torre Maura, rivelava notizie sull'accoglienza ai migranti. La prima pagina di Repubblica, ecco l'apertura, è ufficiale, il governo sono due, rottura, caos e diserzioni al Consiglio dei Ministri, Conte sfida Salvini, non siamo i tuoi passacarte, Siri assediato dai 5 Stelle ma la Lega lo blinda, il Salva Roma paralizza il vertice giallo-verde. E poi in taglio medio l'intervista, parla il segretario del PD Zingaretti, dalla mafia ai fascisti al voto contro questa alleanza, il caso l'Agicom con Radio Radicale, servizio pubblico va prorogata. E poi la polemica, Di Maio attacca anche sul 25 aprile, festa di tutti, Matteo sbaglia.
Poi in basso l'attentato, gli 007 sapevano, Sri Lanka, la strage dei bambini, li hanno mandati a morire. La prima pagina del Fatto Quotidiano, separati in casa, botte da Orbi sul decreto crescita, Conte furioso con il leghista, l'ora è grave ma non seria, governo riunito ma Di Maio è in TV, Salvini via il tagliadebito di Roma, poi il 5 Stelle arriva e scoppia la rissa anche su Siri, lite fino a notte fonda. E poi in taglio medio, cena della paura, Salvini ai forzisti, temo nuove inchieste sulla sanità lombarda alla vigilia di Pasqua, vede la berlusconiana Ronzulli e parla di voto. E poi l'inchiesta, telefoni e tariffe, smartphone, mercato in crisi, così colossi la fanno pagare a noi. E poi ancora conflitto alla Corte, Bonfrisco, i giudici contro l'immunità, ora va processata, riconversione Ilva, Taranto, il nuovo commissario stava lì già con Balducci. Andiamo sulla prima del Messaggero, ecco l'apertura, salva Roma, guerra nel governo, risse in CDM, la Lega, stralciamo le misure sulla capitale, Salvini difende Siri, troppi attacchi, altolà dei 5 Stelle, il decreto non cambia, è un caso il ritardo di Di Maio, vertice a oltranza nella notte. Sotto la testata per lo sport, Coppa Italia, Lazio a San Siro, finale in palio con il Milan, si gioca la stagione. E poi scendiamo in taglio medio, hanno un volto i killer della strage di Pasqua, Sri Lanka, l'ISIS rivendica i raid nelle chiese, ritorsione per i morti in Nuova Zelanda. Andiamo avanti e siamo sulla prima del giornale che apre così, paralisi totale, governo nel caos, i grillini disertano il CDM, Salvini, salva Roma stralciato, ma il Movimento 5 Stelle blocca tutto, silura Siri. E poi nel fondo di Alessandro Sallusti, Italia il 25 aprile, prigionieri della liberazione. Andiamo avanti e siamo sulla prima del Mattino, ecco l'apertura, salva Roma, rissa nel governo, Salvini annuncia lo stralcio dal decreto crescita, lo stop dei grillini e la rabbia di Conte, Di Maio in TV, diserta il Consiglio, poi va a Palazzo Chigi, Movimento 5 Stelle, si rilasci il no della Lega. E poi sotto la testata il personaggio, la scienziata che ciberà gli astronauti su Marte con le alghe in provetta. Andiamo in taglio medio, intanto con la fotonotizia, Ischia, la magia della mareggiata verde, l'isola diventa un tappeto di Posidonia, gli esperti, questa è la stagione dell'autunno sottomarino. E poi ancora mala sanità, Loreto Mare shock, operata, la pinza resta nell'addome, la donna salvata con un secondo intervento, il manager Verdoliva denuncia blitz dei NAS, tutto questo all'ospedale Loreto Mare a Napoli. Andiamo ora sulla prima del Manifesto, ecco l'apertura, sconsigliati, lo scontro nel governo precipita sull'orlo della crisi, i 5 Stelle attaccano a testa bassa Siri e Di Maio diserta il Consiglio dei Ministri, ma Salvini annuncia lo stralcio del Salva Roma dal decreto crescita, il grillino piomba a Palazzo Chigi, braccio di ferro nella notte. E poi sotto la testata, Salvini e Di Maio giocano sul 25 aprile, uno se ne frega, l'altro adesso no. Andiamo avanti, siamo sulla prima del Sole 24 Ore, DL crescita, ultimo scontro sul Salva Roma, Consiglio dei Ministri, altra giornata di tensioni, molti ministri 5 Stelle assenti, braccio di ferro fino a notte, Salvini annuncia lo stralcio delle norme sulla capitale, ma Di Maio lo smentisce. Siamo in taglio medio, raffica di rincari per i carburanti, benzina in autostrada, il prezzo vola sopra i 2 euro, come vediamo anche in questo pannello. E poi ancora scuola, maxi concorso per 66.000 professori verso l'intesa, trattativa a Palazzo Chigi, stabilizzazione dei precari e più risorse per il contratto. Siamo sulla prima di Libero, Carroccio in balia dei magistrati, Lega sotto assedio giudiziario, le procure hanno lanciato l'offensiva contro il partito, il Movimento 5 Stelle gode e rincara le accuse, 4 domande per far dimettere Siri, i grillini cavalcano i PM per poi governare con il PD. E poi in taglio medio aggiunge Libero, il ministro dell'Interno continua a fare notizia da solo. E poi ancora in basso
Rissa sul decreto che regala 12 miliardi a Roma, il rapporto tra i due vice premier è alla frutta. Matteo blocca la norma, aiuti a tutte le città o a nessuna, ma i 5 Stelle non ci stanno. E siamo sulla prima della stampa, governo in bilico sul Salva Roma, braccio di ferro Salvini Di Maio in Consiglio dei Ministri, il leghista non passerà, ma il 5 Stelle dice trattiamo. Tra gli alleati scontro a tutto campo sul blog dei grillini, 4 domande su Siri, il carroccio deve rispondere. In taglio medio, De Blasio stop ai grattacieli di acciaio e vetro a New York, lo skyline di New York. L'obiettivo del sindaco è ridurre le emissioni del 40% entro il 2030. Siamo sulla prima del Tempo, l'argomento resta il medesimo, Salvini dichiara guerra a Roma, scontro in Consiglio dei Ministri sulle norme per sterilizzare il debito del Campidoglio. Il leader leghista ne annuncia lo stralcio dal decreto crescita e fa infuriare pure Conte. Poi nel Tempo di Oscio, l'espressione in romanesco con Di Maio che dice vado a parcheggiare, arrivo, non fate gli infami che mi stralciate il decreto. E poi di spalla Pienone, nonostante i guai, altro che politici a salvare la città, ci sono i turisti. E poi ancora in taglio medio, accoltellato a Termini per il crocifisso al collo, senza tetto marocchino aggredisce Giorgiano insultandolo perché è cattolico, il PM c'è odio religioso. E poi in basso per lo sport, la Lazio si gioca tutto a San Siro stasera col Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, l'andata fu 0-0. La verità, vediamo l'apertura, cristiani uccisi due volte, prima le bombe, poi la negazione dell'identità. I commentatori di Casa Nostra si affannano a difendere Obama e la Clinton che hanno definito le vittime nelle chiese dello Sri Lanka adoratori della Pasqua. Traduzione sbagliata, ma è proprio negli Stati Uniti che scoppia la polemica perché si vuol celare la realtà. Cattolico di puntini puntini a Roma, marocchino tenta di sgozzare un uomo con il crocifisso al collo. E poi perché non festeggio, scrive Marcello Veneziano il 25 aprile, una ricorrenza che scava fossati di odio. E poi Carlo Piano, Londra paralizzata, la deriva violenta degli eco-gretini blocca la città. E poi la foto notizia su Panorama, il sospetto dei PM, l'eutanasia di Alessandra depressa, forse viola anche le leggi svizzere. E poi sempre in taglio medio, Salvini tenta il blitz ma arriva Di Maio, notte torrida in CDM. Siamo sulla prima del Secolo, che apre così, sempre più divisi, anche quest'anno il 25 aprile farà litigare grillini contro leghisti, ampi contro comunità ebraica. E chiudiamo con l'Avvenire, che apre così, c'è l'ombra del Daesh, rivendicato l'attentato in Sri Lanka, tra i kamikaze anche un'intera famiglia con i due figlioletti. Resta alto l'allarme, attentati nell'isola, il bilancio delle stragi sale a 321 vittime, di cui 45 bimbi, cautela degli analisti sulle immagini diffuse soltanto ieri dal califfato, la protesta dei cristiani ai funerali, non ci avete difeso. E poi in taglio medio il caso assunzioni in Romania, no dei sindacati, il Veneto ora recluta 400 medici stranieri. E poi per la politica, strappo dei 5 Stelle, Salvini alt al Salva Roma, consiglio dei ministri con lite tra vice premier Di Maio, il leghista Siri si dimetta. Possiamo tornare ora sui quotidiani locali, andiamo sul Centro, iniziamo a sfogliare dunque il quotidiano Il Centro con pagina 2. L'argomento è quello della denuncia dei redditi, tasse, come pagare meno, dalle spese per i farmaci ai lavori in casa, i 28 oneri che si possono dedurre. Dal 2 maggio sarà possibile accettare o modificare e inviare il modello 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate. Qui c'è una lista appunto di spese deducibili, le 14 principali e poi le 14 principali spese detraibili. In basso leggiamo la classifica in Abruzzo, TV, frigo e PC, a Chieti e Teramo c'è una super raccolta dei rifiuti.
Andiamo avanti, qui in questo caso si parla di qualità della vita, rischio frane, la regione è maglia nera in Italia, l'Istat supera di quasi tre volte con 5,8% la media nazionale, pubblicati i nuovi dati statistici che passano in rassegna ben 123 indicatori. La bella notizia è che si arriva in buona salute fino a 60 anni di età contro i 5 58 a livello nazionale. La cattiva notizia è che un abruzzese su 5,6 è sotto la soglia di povertà e in troppi non riescono a pagare l'affitto. E poi ancora, secondo lo studio, il 15,6% dei residenti non può permettersi un pasto proteico ogni due giorni, e un report locale fotografa la disoccupazione giovanile che per le donne supera il 50%. Proseguiamo, pagina Abruzzo, le nostre giovani eccellenze, un abruzzese nel progetto per l'Airbus, da Letto Manopello al Politecnico, Vittorio Di Pietrantonio nel team finalista al concorso del colosso dell'aeronautica di Pietrantonio, è qui al centro con la maglia rossa, lo vediamo in una foto all'esterno del Politecnico. Di spalla le delibere di Giunta Sanità Abruzzo, via libera ai progetti obiettivo delle ASL. Poi andiamo in taglio medio con questa foto che ritrae il governatore Marco Marsiglio che rivolge il suo grazie, scatta questa foto con gli atleti dello Special Olympics Team. Emergenza a Gran Sasso, acqua e traforo, la decisione è slittata a lunedì prossimo. E poi in basso vediamo più di 650.000 euro per salvare la costa, scogliere e ripascimenti a Martinsicuro, Silvi e Ortona, i fondi per mettere l'estate al sicuro. Iniziamo con la pagina di Pescara, questa è l'apertura. Fiori e lumini davanti alle Naedi, i dipendenti presidiano la struttura, impianti chiusi per gli ennesimi guasti, lunedì protesta davanti alla regione, i lavoratori senza stipendio da mesi annunciano battaglia con i sindacati, accordi traditi dalla Progetto Sport, ora è il tempo delle responsabilità. Questa è una foto appunto del presidio che si è tenuto ieri, e intanto il ricorso al TAR non è stato ritirato. L'amministratore della Progetto Sport si era impegnato a fare un passo indietro. E poi sempre sull'argomento ci sono varie reazioni, pettinari dei 5 Stelle, ora i fatti, Costantini con i lavoratori da FEB. E poi sospiri, il gestore si faccia da parte e apriamo le buste, il Presidente del Consiglio regionale aggiunge è importante procedere all'affidamento temporaneo, project financing va studiato. E poi ancora le parole di Blasioli, consigliere regionale del PD ed ex vice sindaco di Pescara, 10 milioni da sbloccare. E poi in basso dipendenti pronti anche all'autogestione, i rappresentanti sindacali Marini e Perna, la regione deve trovare fondi per andare avanti. Allora vediamo il servizio del TG6. La situazione all'interno del centro è veramente complicata anche da spiegare. E noi come rappresentanti dei lavoratori ce la stiamo mettendo tutta, ce l'abbiamo messa e continueremo a mettercela tutta per provare a tenere questo centro aperto. C'era stato uno scambio politico tra noi, la regione e l'attuale affidatario del centro, dove bisognava garantire la continuità. Da una parte insomma l'apertura al pubblico col servizio che offre questa struttura, e dall'altra praticamente la continuità occupazionale. Qualcuno ha tradito questi affidamenti e se ne deve prendere assolutamente la responsabilità. Stiamo organizzando una grande mobilitazione perché la cittadinanza, tutti i lavoratori, le istituzioni devono sapere che questa struttura deve rimanere assolutamente aperta e che è nell'interesse di tutti. Insieme ai lavoratori nell'assemblea di oggi abbiamo deciso intanto di uscire con un comunicato stampa che vuole essere anche un comunicato alla popolazione, agli utenti, ai cittadini, dove noi spieghiamo e raccontiamo in estrema sintesi quello che sta succedendo, anche la resistenza stoica che stanno mettendo questi lavoratori, che sono mesi che non percepiscono la retribuzione eppure stanno garantendo col loro lavoro e hanno garantito fino ad oggi col loro lavoro l'apertura di questo centro, contro tutto e tutti. Quindi dopo questo comunicato stampa chiameremo le istituzioni, organizzeremo un grande presidio, è da decidere insieme ai lavoratori.
lavoratori dove, e chiederemo appunto che chi ha la responsabilità di tenere aperto questo centro continui praticamente a lavorare perché questo venga fatto. Proseguiamo sulle pagine di Pescara. Sciarra, il telefonino spento da venerdì, si alza anche l'elicottero della polizia ma nessuna traccia dell'istruttore di fitness. Oggi ripartono le ricerche in mare e qui vediamo una foto del giovane scomparso e qui la madre con il sindaco di Pineto Robert Verrocchio. Il possibile tragitto: Sciarra esce di casa, imbocca il sottopasso verso il mare, buca nella pineta dopo il tracciato ferroviario. In basso la testimonianza di alcuni amici: Roberto era deluso e sofferente, la preoccupazione dei commercianti di Viale Bovio, è un uomo generoso, educato e affabile. Andiamo avanti, Pescara verso il voto. Rancitelli convoca i politici: se non venite mettiamo sagome. Il comitato di cittadini presieduto dall'avvocato di Credico stila l'elenco delle urgenze nel rione e dà appuntamento agli 8 candidati sindaco per il 4 maggio nella chiesa degli Angeli Custodi. E qui ci sono appunto le richieste principali dei cittadini di Rancitelli. E poi in basso: sequestrati 30 quintali di rifiuti, blitz dei carabinieri al ferro di cavallo, portati via materassi, mobili e rottami. Avanti ancora con la cronaca: poliziotto arrestato, l'interrogatorio. L'agente penitenziario si scusa, ma nessuno spaccio in carcere. Paolo Capone risponde alle domande del GIP, ammette le proprie responsabilità, ma non fa nomi. La droga trovata nel suo armadietto al San Donato gli sarebbe stata consegnata da due donne. E proseguiamo: festa del lavoro, Banda Bardò e Marina Rei. 1° maggio, concerti in centro, Adriatic Dance Festival al porto turistico, e domani in piazza Salotto lo show dei Com. Pagina di Montesilvano: in via di Vittorio l'inaugurazione di distretto sanitario apre dopo 20 anni. L'opera è costata 3.400.000 euro. Il sindaco: terminata l'incompiuta più importante, ora servono nuovi servizi. L'assessore Cozzi ha ricordato i ritardi determinati da quanti assecondavano i desiderata di qualcuno. E proprio ieri, aveva 77 anni, è morto l'ingegner Lupone, progettò proprio lui la struttura sanitaria. Andiamo avanti, sempre a Montesilvano: discariche abusive in via Rimini, rubate due fototrappole a Montesilvano, appunto smontate dai lampioni le telecamere che i vigili urbani utilizzavano per risalire agli incivili. E poi ancora a Francavilla: guasto alla rete elettrica notte di Pasqua al buio, blackout da Pretaro al Foro. Il disservizio si è ripetuto lunedì notte, intervento dei tecnici di e-distribuzione, il problema sulla media tensione. E poi in area Vestina: ai poveri dell'area Vestina un mini assegno mensile, la somma di 62,50 euro erogata dall'ECA da quanti non godono di altri benefici come reddito di inclusione o di cittadinanza, in aumento gli assistiti della Caritas. E andiamo ora sulle pagine di Chieti con un nuovo debito. Nuovo debito sui servizi di depurazione comune, fatture non pagate per 2 milioni, decreto ingiuntivo del consorzio di bonifica, l'amministrazione si oppone, se ne riparlerà nella prossima consigliatura. Ad aprile del 2017 l'ente comunale interrompe i pagamenti, come attesta in un verbale lo stesso funzionario del comune dopo un incontro con il commissario consortile. E poi in taglio medio: ex Berardi, prosegue il lavoro delle ruspe, vanno avanti le demolizioni, nella ex caserma sorgerà la cittadella della pubblica amministrazione. Proseguiamo sempre a Chieti, villaggio del Fanciullo, denunciati due ladri. I carabinieri bloccano una coppia di teatini davanti all'edificio abbandonato, erano in fuga con una borsa piena di rubinetti, valvole e pezzi sanitari. In taglio medio: Labrador sbranato, multato Masciarelli, il giudice di pace, 1000 euro al ciclista per i pitbull incustoditi che uccisero un altro cane.
Poi a Lanciano, anche in questo caso problemi alle piscine, come anche a Pescara, la lenta agonia delle piscine ferme ormai da un mese. Malgrado le promesse del gestore, la struttura alle Gemelle non ha più riaperto. Parte l'ennesima diffida, pronta anche la seconda multa dopo quella di 5.000 euro. E siamo alle pagine di Teramo con i problemi dell'economia. Il commercio si sposta verso la costa. Negli ultimi 8 anni l'entroterra ha perso negozi, soprattutto Teramo, meno 38, e Montorio, meno 37. Exploa di Silvi, più 102 attività. E qui in questa tabella riepilogativa ci sono le attività chiuse nei vari comuni e quelle che hanno aperto. I numeri appunto dicono che l'entroterra ha perso diverse attività commerciali. Il presidente Lanciotti, nuovi modelli, sempre più attrattivo il centro commerciale. E poi ancora bandiera blu a 5 comuni teramani: Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, invitati alla cerimonia di consegna. Ancora incertezza per Alba Adriatica. E poi nel taglio medio, Elio al premio letteratura di viaggio a Controguerra. Dal 26 al 28 si susseguiranno incontri con personaggi del mondo della cultura. Eccolo qui, Elio di Elio e le storie tese. E poi ancora siamo ad Atri. Per il commissariato spunta l'ex orfanotrofio, la proposta fatta dal sindaco Ferretti per la nuova sede del presidio di polizia. Se ne è parlato in un incontro in prefettura dove c'era anche il comune di Roseto. A Silvi invece oggi la seduta del consiglio sul bilancio di previsione. Le pagine dell'Aquila, argomento quello della ricostruzione, le 4 richieste al governo. Il sindaco Biondi proroga tasse sospese, sblocco cantieri, stanziamenti pluriennali e stabilizzazione di 90 precari. E poi in taglio medio, Crimi convoca il tavolo nazionale, il sottosegretario non invitato annuncia, si farà l'8 maggio, daremo risposte. E poi in basso, Giro d'Italia, Garzelli anticipa la corsa, l'ex campione in città per valutare il percorso della tappa, meraviglioso rivedere Collemaggio. Proseguiamo, siamo sull'argomento sanità, a pagina 33, elettrodi nel cervello contro il Parkinson. Il neurochirurgo Ricci migliora la qualità della vita del paziente grazie a un certosino e complesso lavoro di equipe, ed è il primo caso in Abruzzo. E poi ancora in taglio medio, gli imprenditori snobbano l'Interporto ad Avezzano, deserto il bando per la gestione, ora il problema dovrà essere affrontato dalla Regione. E infine, andiamo a chiudere con quest'ultima pagina prima di andare in pubblicità, siamo alla cronaca, sentenza a Sulmona, donne maltrattate, amore violento, condannato a 6 anni. Un 55enne ritenuto responsabile dell'aggressione alla ex si era intrufolato in casa di lei tentando abusi sessuali. L'avvocato Tucci aggiunge: la mia assistita ha ricostruito tutta la vicenda in modo dettagliato, dando prova di particolare attendibilità. Noi ci fermiamo, finisce qui la prima parte di Mattino 6, spazio ora alle previsioni del tempo, la pubblicità e poi rientriamo con Messaggero, la città, lo sport e altri servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che iniziamo con il Messaggero Abruzzo. Ecco qui il nodo autostradale Gran Sasso, la regione stato di emergenza, la decisione presa dalla giunta, alto vertice per gli aspetti tecnici, ora la nomina di un commissario per far fronte alla crisi dell'acqua, e poi l'intera questione dovrà servire per evitare la chiusura del tunnel annunciata da SDP. In basso questo articolo che era stato iniziato in prima pagina da Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Brigata Maiella, quella lotta straordinaria dei giovani da cui nacque un ordine democratico. I ragazzi presero in mano il loro destino per ricostruire una comunità inclusiva, e questo è lo spirito che in gran parte traspare dai testi, dalle lettere, dai racconti dei partigiani. E poi ancora le pagine di Pescara, Arancitelli, parte la bonifica ambientale dopo i ripetuti blitz per stroncare i traffici illeciti del quartiere. In azioni carabinieri forestali contro i vari reati
ecologici. 30 quintali di rifiuti abbandonati in discariche pirata sono stati rimossi con l'intervento di squadre di Attiva. Rimosse auto e moto senza assicurazione, arrestato un uomo colpito da ordine di carcerazione, numerose le denunce. Il degrado parte anche dal mancato rispetto dell'ambiente, dice il colonnello Marco Riscaldati. E poi per la politica di spalla leggiamo: Teodoro, oggi la convention, domenica tocca alla Sclocco. In basso è morto Giovanni Lupone, l'ingegnere delle grandi opere, il professionista ha legato il suo nome alle principali infrastrutture d'Abruzzo, i funerali oggi allo Spirito Santo. E poi ancora Don Felice Giuliante, la vita in 20 scatti al Museo delle Genti, le foto di Pietro Cipollone dedicate all'ultimo scalpellino della Maiella. Proseguiamo, primo maggio con la Rei, Banda Bardot e Benvenu, Tris Dassi per la musica. Tristassi della musica per il concertone di Piazza Salotto, che ospiterà tanti altri artisti. In contemporanea al porto turistico la maratona dell'Adriatic Dance Festival. Proseguiamo, leggiamo ancora nella ricca scaletta, spiccano anche Mirko, il cane Enrica, Panza e Yuri Black Box Crew. Da stasera gli eventi di avvicinamento alla grande festa del lavoro, che vedrà il coinvolgimento dei sindacati. In basso, come abbiamo già visto, senza fine il calvario delle Naiadi, piscine chiuse, lavoratori senza soldi. Da ieri il presidio del personale, il gestore, 10 anni di mancata manutenzione, si muove la politica. Poi ancora a Montesilvano, inaugurazione con scuse per il ritardo, taglio del nastro al distretto sanitario di Montesilvano atteso da 24 anni, l'assessore Walter Cozzi fa mea culpa con i cittadini, l'impegno del manager della ASL Armando Mancini, entro l'anno il trasferimento dalla sede attuale e l'arrivo di una TAC, i primi servizi sono già attivi, la struttura occupa 2700 metri, sospiri all'altezza della città. Allora vediamo il servizio del TG6 proprio dedicato all'inaugurazione del distretto sanitario di Montesilvano. È stato inaugurato a Montesilvano questa mattina, dopo 24 anni di attesa, il nuovo distretto sanitario di base. L'area di pertinenza comprende i comuni di Montesilvano e Cappelle sul Tavo, con un bacino di utenza di oltre 48.000 abitanti. Finalmente Montesilvano potrà godere di questa bella struttura e finalmente i montesilvanesi potranno avere dei servizi adeguati. Ci tenevamo in modo particolare perché questa era la grande incompiuta. Ha detto bene quando diceva sono 23 anni che si attendeva. Sono 23 anni che si attendono servizi adeguati ai tempi che ormai corriamo. Non è più pensabile che si debba andare fuori città o addirittura fuori regione per dei servizi che possono tranquillamente essere erogati dentro casa. Oggi finalmente ci siamo e ci godiamo questa giornata. Beh, ci saranno tutte le specialità di base, dall'otorino alla neurologia, alla cardiologia, all'ostetrice ginecologia, alla pneumologia. E tutto quello che costituisce l'elenco delle specialità di base presenti nei distretti. Quello che è nostra intenzione è, poiché adesso e non prima la legge permette che nei distretti possano esserci anche le TAC, quello che è nostra intenzione è dotare il distretto sanitario di una città grande come Montesilvano di una TAC. Intanto la sanità regionale abruzzese attende il piano di riorganizzazione della rete sanitaria, che andrà presentato entro i primi giorni di giugno. Altro nodo da sciogliere sarà il DEA di secondo livello Chieti-Pescara, il superospedale per il quale è stato già portato a compimento un percorso tecnico da parte di un'apposita commissione. Il piano sanitario deve essere discusso nel tempo, si comincia a parlarne, rivedremo la rete ospedaliera così come ci è stato richiesto dal tavolo di monitoraggio per verificare alcuni presidi ospedalieri. Il DEA di secondo livello, di primo livello, anche questo fa parte di tutto ciò che è un discorso che stiamo valutando. Ci sono i documenti che delineano bene qual è il percorso reale da seguire e quindi metteremo in atto tutto ciò che è ben scritto.
E anche a Montesivano si tornerà al voto per le comunali il prossimo 26 maggio. Sul Messaggero leggiamo: con Panichella, i 5 Stelle al lavoro nei quartieri. Il candidato sindaco inizia da Santa Filomena, il suo tour Mimmo Di Giacomo e Ruggero rinunciano. Proseguiamo, siamo alle pagine dell'Aquila, boccata d'ossigeno a Pasqua per il turismo, tutto esaurito. I dati forniti dall'Infopoint della Fontana Luminosa parlano di sabato, domenica Pasquetta con il sold out. Qualcuno ha chiesto di vedere il palazzo del governo come mostrato nella contestata fiction della RAI. E poi Luca Ciuffetelli del bar del Corso, molta gente da altre zone terremotate anche per rendersi conto delle differenze. E poi in taglio medio, neurochirurgia e morbo di Parkinson, primo intervento con una nuova procedura, impiantati elettrodi nel cervello, migliorate le condizioni del paziente. E poi ancora al Parco del Castello anche un pianoforte, sarà custodito in un grande box trasparente a disposizione di chi vorrà suonare. Primo lotto finito entro l'avvio dell'estate, previsto pure un percorso benessere che sarà in terra compattata, intervallato da piazzole con attrezzature ginniche. E poi ancora in taglio medio, Giro d'Italia, il campione Garzelli in città per la ricognizione della tappa abruzzese. E poi in Marsica, da Avezzano, la giunta De Angelis verso l'azzeramento. Rosa, ex UDC, insiste, si deve passare subito dal metodo del gruppo verticistico a quello di squadra a gestione orizzontale. Cascere, esecutivo da rifondare subito. Io fuori, l'idea non mi sconvolge, la Stati dimostrerà la sua innocenza. Si rifanno i conti, Pontieri al lavoro per trovare i voti. Andiamo avanti e siamo sulle pagine di Chieti, giunta via libera al bilancio, il sociale si salva dai tagli, dimezzate le spese per il personale, torna il trasporto, soldi per le iniziative. Il sindaco Di Primio sia investimenti e finanziamenti dopo anni di sacrifici. Il documento deve andare in commissione, manca ancora il parere dei revisori. E poi ancora di spalla, voragine in via aereo, sbloccati 100.000 euro, l'intervento della regione. Febbo, ora si può fare uno studio definitivo. Andiamo avanti e siamo a Lanciano, scuola nel traffico, arriva la bretella, nido, infanzia e primaria marcianese alle prese con strade, con strade strette e doppi parcheggi, un pericolo per mamme e bambini. Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune e condanna i proprietari dei terreni a pagare 2.000 euro di spese legali. Istituito il limite di 30 km orari su Via del Mare, la Lega, la Giunta ha ammesso che la ciclovia è insicura. Poi in taglio medio, il saluto dei santi, chiude la Pasqua, boom di turisti in piazza Plebiscito a Lanciano e vediamo il servizio. Cornice di fedeli a Lanciano ha partecipato in piazza Plebiscito al saluto dei santi, il rito che chiude le festività pasquali e che si svolge il martedì dopo la domenica di Pasqua. È una tradizione molto sentita in Abruzzo e in generale nel centro-sud Italia, che riprende le sacre rappresentazioni medievali. Le tre statue di Gesù il Salvatore, della Madonna e di San Giovanni, accompagnate dalle rispettive confraternite, lasciano la cattedrale dove erano giunte a mezzogiorno della Pasqua, quando i tre si incontrano per la prima volta dopo la risurrezione del Cristo. In piazza, portate a spalla dai confratelli, le statue si salutano con l'inchino del commiato e si riavviano ognuna presso la propria dimora. San Giovanni fa l'inchino prima alla Madonna e poi a Gesù il Salvatore e quindi torna nella chiesa di Sant'Agostino. È poi la volta della statua di Maria che si inchina davanti al Salvatore e fa ritorno nella chiesa del Suffragio, detta Purgatorio, a Corso Roma. La banda precede il corteo che accompagna infine la statua di Gesù nella chiesa di Santa Maria Maggiore, un rito di devozione popolare che con il tempo la chiesa ha accettato e fatto proprio.
Tutta la manifestazione si svolge in silenzio, interrotto solo alla fine dagli applausi e dalla banda festosa. Sempre sul Messaggero, a San Salvo, Sam e la multinazionale Denso convocate in comune al sit-in degli operai. Si presenta il titolare Massimo Castagna che chiede di rinegoziare gli accordi. Le pagine teramane sul Messaggero, ristoratori contro il comune, scoppia la guerra delle virtù. Lo chef Schillaci attacca il comune per il festival dedicato al famoso piatto, un'iniziativa copiata e anche male. Bisognava promuovere la qualità. Da domani al 5 maggio la manifestazione culinaria incentrata sulla pietanza teramana per eccellenza, ma piovono critiche. E poi di spalla, dissesto, arrivano i fondi per la frana di mezzanotte. E andiamo sulla costa teramana, l'ex insegnante ripreso con due borsoni. Una telecamera in via Roma ha filmato il 42enne scomparso con tracolle pesanti, camminare verso sud, il giallo del cellulare. La mamma: mio figlio è un intellettuale sensibile e solitario. Il padre, il professore Ezio Sciarra di Pescara, ricerche a vuoto. Persa la cattedra all'alberghiero di Rosciano, Roberto faceva l'istruttore di fitness in una palestra. Poi bandiera blu consegnata al commissario, l'ex sindaco: premiate le nostre spiagge, ha segnato anche il vestito verde per il mare a misura di bimbo con fondali bassi e piano di salvamento. Bandiera blu tra le altre, appunto, come detto a Giulianova. Andiamo ora sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, e partiamo da pagina 5. È guerra alle attività rumorose in centro. Ovviamente a Teramo aumentano le segnalazioni dei cittadini, il comune rafforza i controlli tramite il vigile ecologico. Nel mirino impianti di refrigerazione dei supermercati, cappe aspiranti dei ristoranti, ma anche gli allarmi di banche e gioiellerie. Supermercato è stato obbligato a modificare gli impianti per i refrigeratori, pena lo spegnimento. E per quanto riguarda il ristorante, è stato obbligato a spegnere la cappa aspirante dopo le 22 per evitare fastidi ai vicini e residenti. Avanti ancora con pagina 6, corsi salvavita nei quartieri e nelle frazioni. Nasce dalla Onlus San Giovanni il progetto di copertura per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. I corsi: a Piano Daccio il primo corso, poi seguiranno San Nicolò, Colle Parco, Caprafico, Villa Ripa e Villa Mosca. Andiamo su pagina 7, fissati gli obiettivi sanitari della Giunta Marsiglio su proposta dell'assessore Veri, dettate 5 linee di sviluppo per le aziende sanitarie territoriali. Ecco qui: multicronicità, equità sanitaria, terapia del dolore, piano prevenzione e tecnologia integrativa, 27 milioni di euro. Pagina 8, un 25 aprile più sentito a Teramo città, ecco tutte le manifestazioni in programma in città per festeggiare il 74esimo anniversario della liberazione. Pagina 11, argomento erosione, fondi per la costa di Silvi e Martin Sicuro. La giunta regionale ha deliberato il finanziamento da 640.000 euro per la difesa dalle mareggiate. D'Annuntis, gli interventi riguarderanno sia la realizzazione di opere rigide sia, se necessario, le attività di ripascimento. E poi a pagina 14, siamo in vibrata, finisce con il braccio sotto la pressa, incidente sul lavoro per un 52enne alla Ascoli Lamiere di Colonnella. Vista la gravità dei traumi riportati, l'uomo è stato trasferito direttamente al Mazzini di Teramo. E poi ancora a Giulianova, centro-sinistra in salita alla strada per l'unità, Rifondazione non sosterrebbe Arboretti, malumori tangibili nel PD. Nella riunione ieri sera il Partito Democratico era chiamato a deliberare sulla convergenza sul nome di Arboretti. E poi a pagina 16, spiagge d'Abruzzo Cup, i giovani campioni di calcio tornano a Roseto, presentata ieri in comune la 23esima edizione della manifestazione internazionale organizzata da Camillo Cerasi. Tanti partecipanti, a differenza delle ultime edizioni il terremoto non impensierisce più organizzatori e partecipanti al torneo. Sempre a Roseto, centro dei rifiuti sempre più vicino, Petrini rassicura tempi brevi per la struttura e per il centro di riuso. Quello che è un rifiuto per alcuni può trasformarsi in una risorsa per qualcun altro. Andiamo ora alla pagina dello sport. Ecco qui
Infantino l'uomo in più del diavolo, 9 reti in 13 incontri, media realizzativa pazzesca per l'attaccante. Contro Triestina e Ternana senza timore, i conti si fanno il 5 maggio. E allora andiamo ad ascoltare le parole del centravanti del Teramo, Infantino. Secondo me dobbiamo giocarci queste due partite fino alla fine, come se fossero veramente due finali, anche se sono due partite importanti contro squadre forti, ma dobbiamo crederci e dobbiamo giocare con coraggio e dobbiamo tirare le somme il 5 maggio. Sì, andiamo a giocare con 42 punti, sapendo che forse la salvezza è quasi fatta, quindi andiamo lì contro una squadra forte, giocheremo spensierati e cercare di fare il risultato. Ma certo, segnare è sempre bello, e poi venivo da qualche anno che gli infortuni mi hanno seguitato, quindi sono contentissimo di fare gol, di aver contribuito con i miei gol, diciamo, alla risalita del Teramo, quindi segnare è sempre molto bello. E prima di andare su Centro e Messaggero vediamo le prime pagine delle tre principali testate sportive nazionali. Siamo sulla Gazzetta dello Sport. Questa sera si giocherà la prima delle due semifinali di Coppa Italia, semifinale di ritorno a San Siro tra Milan e Lazio. Chi crede nel diavolo? Semifinale di Coppa Italia, Gattuso si gioca tutto e rivoluziona il Milan per centrare la finale con la Lazio. 0-0 l'andata, difesa 3 dentro Caldara, Chessi e Bakayoko osservati speciali. E poi ancora per quanto riguarda il mercato, a fare Icardi, Paris Saint Germain, all'Inter può entrare Cavani, ma ora Wanda, puntini, appunto la moglie di Mauro Icardi dice restiamo al 100%. Delirio Atalanta, da Zapata e Company un euro tesoro in provincia. E poi ancora in taglio medio, la Juve sfida la storia, maglia senza strisce e i tifosi si dividono. E poi Cairo lancia il toro, volata da Sanremo, Mazzarri e super. Siamo sulla prima del Corriere dello Sport, ecco l'apertura, io me ne andrei, due grandi attaccanti, un destino comune, il divorzio dei loro club, Lorenzo Insigne dal Napoli, Mauro Icardi dall'Inter, Insigne contestato e fuori dagli schemi, il Napoli pronto a cederlo, Icardi sempre più attratto dalla Juve, l'Inter ci sta pensando. Sotto la testata abbracciamoci. A San Siro, di fronte alle due squadre protagoniste della rissa in campionato, Gattuso e Inzaghi, facciamo sì che la partita sia uno spot per il calcio. E poi Gasp, l'eresia al potere, vi svegliamo i segreti del tecnico che ha fatto grande l'Atalanta. E poi ancora in basso, con Ranieri basta un'ora, la ricetta per rilanciare la Roma, allenamenti ridotti, solo 60 minuti al giorno. Poi per la Serie B, Palermo terzo cambio da Stellone a Deglio Rossi, Torino a Torino i re del tennis, le finali del Masters in Italia nel quinquennio 2021-2025, l'annuncio ufficiale atteso oggi. E poi la mia vita di corsa, intervista a Torto, il velocista che ha superato Mennea, Valentino e la Juve, i modelli. Siamo ora su Tutto Sport, Juve, Felix di Piacerti, paratici al lavoro con Mendes, prepara l'assalto al talento che in Portogallo considerano l'erede di CR7. E poi sotto la testata, Toro, ora una volata da Milano-Sanremo, Cairo lancia la sfida Champions al Milan. E poi, ma per Gattuso prima c'è la Lazio in Coppa, ore 20:45 si riparte dallo 0-0 dell'andata. Lasciamo i quotidiani nazionali, torniamo sui locali, siamo ora sul Centro, Serie B, il Pescara non balla più sulle punte, Biancazzurri al quinto posto, Mancuso a secco di gol su azione da 52 giorni e gli altri non decollano, la speranza è sottil, Monachello non è riuscito a incidere, Bellini è arrivato a gennaio, paga un ritardo nella preparazione atletica, si avverte la mancanza di un bomber di scorta. E poi ribaltone Palermo, via Stellone, panchina affidata a Deglio Rossi, un'altra panchina a forte rischio è quella di Fabio Grosso, un pescarese sulla panchina del Verona, crisi Verona, Grosso si gioca tutto nella sua città, il tecnico pescarese dei gialloblu a rischio, squadra in ritiro, ma la società pensa a Zeman e Aglietti.
e poi Serie C, Teramo, Infantino ci crede, i miei gol per i playoff, l'attaccante lancia il diavolo verso gli spareggi promozione, distanti due punti, i giochi sono ancora aperti contro Triestina e Ternana, due finali da vincere. E poi ancora andiamo avanti, siamo sul basket di Serie B, Coen avverte la Teate, la prima sfida è sempre decisiva, i biancorossi domenica ore 21 in casa contro la Luis Roma, l'allenatore è l'ora di riprendere i nostri ritmi di gioco, Ponziani suona la carica, ritorno fissato nella capitale giovedì 2 maggio, mentre l'eventuale Bella si tornerebbe al Palatricale domenica 5 maggio. E poi sul fronte amatori Pescara, Raiola, ho ritrovato la mia Amatori giusto in tempo. Il tecnico guarda al primo turno contro Reggio Calabria dopo la confortante prestazione che valse il quarto posto. Il coach prevede equilibrio. Con la Viola bisogna continuare nel segno dell'ultima gara mantenendo alta la soglia di attenzione e soprattutto occorre essere coesi. Andiamo ora sul Messaggero, le due pagine dello sport con il Messaggero appunto. Ecco qui. Pescara, playoff sempre più vicini, tre partite, ovvero 9 punti per incollarsi al quinto posto, sabato è decisiva con il Verona, quasi impossibile ormai evitare il barrage a Palermo, intanto torna mister Deglio Rossi. E poi le parole del giovane difensore Bettella, l'esordio a Carpi non lo dimenticherò. In basso leggiamo anche i progressi di Sottil e il problema del gol, tra le note positive quelle del giovane attaccante torinese, Mancuso ora alle polveri bagnate, l'ipotesi delle due punte, Antonucci e Caponi assenti ieri e oggi al Poggio, i due azzurrini impegnati nel raduno con l'Under 20. E poi ancora Serie C, Teramo, gli incroci per dare la svolta con la salvezza aritmetica a un passo, i biancorossi possono puntare anche alla post-season, patron Campitelli, nel futuro investiremo sui bravi attaccanti. E poi per il basket di A2, soddisfatto per i playoff ma con Treviglio è dura, il coach degli Sharks d'Arcangeli andati al di là delle aspettative. In basso per il volley, retrocessione della Sieco, hanno troppo altalenante, il canto del cigno nel tie break di Livorno, troppi anche gli infortuni. E per la Serie D, Francavilla, gli ultimi due turni per centrare l'obiettivo dei playoff, trasferta a Isernia dedicata domenica e poi l'ultima in casa con la Savignanese. Finiamo qui con l'appuntamento odierno con Mattino 6 che tornerà ovviamente domani alle ore 8, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione di TV6 con le tre edizioni principali del TG6, ore 14, ore 19 e ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.